In quest'ultima domenica di settembre, il Vangelo, sempre tratto dall'Evangelista Matteo, ci presenta una serie di piccole parabole, come quelle che ascolteremo, dove i discorsi di Gesù rivelano il cuore di Dio, il Padre. La fatica è accogliere queste parabole e accogliere ciò che queste parabole sollecitano per la nostra vita di conversione. Quando Gesù parla, tantissima gente si raccoglie attorno a Lui. E ci sono ogni tanto anche i dottori della legge, le autorità religiose, coloro che vivono all'interno del Tempio. Si presentano lì gente che ascolta con le orecchie ma non si converte con il cuore, non cambia mentalità. Accade anche a noi, non nascondiamo questa fatica. Che ve ne pare? Chiede Gesù. Tante volte Gesù ci chiede di esprimere il nostro parere su qualcosa. Un uomo aveva due figli. Al primo dice: va a lavorare nella vigna, e lui risponde: non ne ho voglia. Al secondo allora chiede di lavorare nella vigna e lui subito risponde di sì, ma poi non ci va. Il primo, che ha detto di no, poi si pente e inizia a lavorare. È il suo lavoro il frutto e la risposta della sua buona relazione con il Padre. Ebbene, il Signore ci chiede di mettere in pratica la sua parola, di cogliere la provocazione che c'è nel suo parlare e ognuno cambi mentalità. È urgente questo. Quale dei due ha fatto la volontà del Padre? Non abbiamo dubbi nemmeno noi. Quello che ha fatto, quello che ha messo in pratica. Gesù riesce sempre a coinvolgerci perché parla col linguaggio della gente e così dovremmo fare tutti noi. Cosa significa che pubblicani e prostitute ci passano avanti nel regno di Dio? Perché questi sanno certamente di essere dei peccatori e riconoscono, come hanno riconosciuto nella predicazione di Giovanni Battista, hanno riconosciuto che c'è la voce di Dio in quell'uomo. Allora anche noi accogliamo le parole, l'invito al pentimento, alla conversione, perché è questione di gioia. Accogliere Dio che ci salva, Lui ci salva, non noi. Noi non siamo nulla. La volontà del Padre è che tutti vengano accolti nella sua vigna, nella sua casa. Ebbene, Giovanni Battista, alcuni lo hanno ascoltato, ma pochi si sono convertiti. Adesso tocca a noi. Siamo sicuri di vivere veramente la giustizia? Se ci diciamo cristiani, che fatica noi abbiamo ancora nel fare giustizia con i fratelli? Per quale motivo non riusciamo a condividere i beni con i poveri? E se siamo di Cristo, che fatica è la nostra nell'accogliere gli altri, i diversi, gli stranieri, come li chiamiamo ancora, come se non fossero nostri fratelli? Questa distanza tra la fede detta con le parole e quella vissuta è ciò che il Vangelo, anche in questa domenica, ci chiede di colmare.